c'era sempre chi era un po' più violento di un altro. Magari uno non aveva niente, aveva fatto la partita normale, invece poi aveva un occhio pesto, perché ha preso un pugno, un cazzotto da uno al sottopasso. Questo è quello che succedeva in quel periodo. Per esempio a Genova, nel campo dei Marassi, c'erano le lucciole sotto il sottopasso, cioè non era tutto pulito come oggi. Quindi poteva succedere di tutto, non ti potevi trovare solo con un altro avversario, perché poi lì non c'era il terreno di gioco, lì c'era solamente, quindi delle volte c'era anche qualche scazzottata, era abbastanza normale quello. Io abitavo al Philadelphia, vicino al Philadelphia, e anche quando magari vincevi un derby, una partita importante, a me è capitato che abbiamo vinto un derby 2-1, anche direi anche abbastanza così, non facile, anche loro avrebbero potuto. Però io tra l'altro andavo giù a piedi e passando anche sotto dove c'erano tutti i tifosi della Juve ti applaudivano. Non, mai successo un qualcosa. Io uscivo dalla parte dove c'era la Juventus, cioè. Quindi questo per conto mio c'era un pochettino più di correttezza, Ma ti potevano tirare un po' di carta, roba del genere, ma niente più. Lo sfogo per conto mio erano anche i tifosi, sia il Toro che la Juve, sia sia l'Inter che il Milan. Lo sfogo ce l'avevano a vedere la partita, ma se no non ma anche in giro non c'era un rapporto, c'era molta tranquillità e la partita è finita e buonanotte al secchio.